italiano il verbo sembrare è impiegato in genere in forma impersonale, alla terza persona singolare, ed è seguito da una subordinata di tipo soggettivo. Per esempio, nella battuta di Obelix la principale è costituita dalla frase «mi sembra». Il verbo sembrare è usato nella forma impersonale ed è seguito da una subordinata di tipo soggettivo esplicita, perché introdotta dalla congiunzione che tu stia correndo un po' è la subordinata soggettiva che funge cioè da soggetto alla principale mi sembra. Diversamente dall'italiano, in latino sembrare, cioè videor, presenta per lo più una costruzione personale. Scrive Cicerone ad Attico: «Cum tuas litteras lego, quando leggo le tue lettere, mihi Rome enim videor esse, alla lettera, a me sembro, mihi videor, essere a Roma, Rome esse». Per tradurre correttamente in italiano basterà trasformare a me sembro in mi sembra e a questo far seguire la subordinata soggettiva implicita di essere a Roma. Dunque, quando leggo le tue lettere, mi sembra di essere a Roma.